Oggi parleremo del cibo italiano in Corea. Un po' erotico, se proprio vogliamo dirlo. E insegniamo questa ricetta chiamata le tette di Bora. Allora. Passiamo alla pizza, altro argomento che veramente mi tocca in fondo al corazon. E però devo anche dire che dopo sei anni in Corea il mio gusto è anche un pochino cambiato, perché già, come vi ho fatto spoiler prima, purtroppo mi sono ammalato e ho questa malattia che mi fa piacere la pizza con l'ananas. E io sono veramente dispiaciuto. Io ora con questo video voglio veramente porgere le mie scuse ufficiali alla comunità italiana nel mondo. Prostata. Il culo, fai vedere. Che cos'è? La prostata non è. La prostata è nel culo? Ragazzi, dov'è tipo qua? Ma cosa dici? La prostata è qua? Aspetta, dov'è la prostata? Eh no, la prostata. Amore, proprio dentro il culo. Vabbè, questa era la mia scusa ufficiale, che poi si è finita parlando di prostata e culo è un'altra cosa. Perché però mi è cambiato questo gusto? Perché la pizza coreana, dannazione, è Satana reincarnato in pizza. Ingrediente base della pizza coreana sono i chicchi di mais, che non si sa né come né perché, ma ve li ritroverete sempre dentro, anche se magari lo ordinate senza. E sopra qualsiasi cosa, però se poi gli chiedete delle cose fuori menù, loro impazziscono e vanno nel panico. Fun fact, tornavo a casa e volevo comprarmi una pizza perché non avevo voglia di cucinare praticamente. Entro e quella sera mi andava di essere ribelle e volevo una salamino con i funghi. E gli chiedo, mi metto avanti, metto le mani avanti e chiedo: avete i funghi? Sì, ce li abbiamo. Ok, allora mi fai una peperoni salamino piccante con i funghi? Panico negli occhi del tizio dietro la cassa, così: ma non è nel menù? E io: vabbè, ce li avete, li mettete. Ma non so. Ma perché? Ma non è scritto, non è una pista che abbiamo e non so quanto farti pagare in più. È andato dietro a parlare con qualcun altro. Chiamate il manager, chiamate il capo dell'azienda. E io così. C'è tipo il pulsante emergenza, prendere qui. Cioè il suo cervello probabilmente non riusciva a wrapparsi attorno, come si dice? A capire quest'idea di dover aggiungere cose di una pizza inesistente. E alla fine mi fa: vabbè, ti farò pagare 1000 won in più. Non gliel'ho più chiesto. A questo punto io direi di aprire la parentesi sulla peperoni pizza, che sicuramente prende il nome peperoni, la chiamano così anche in America. Esatto. Ma ragazzi, ma perché peperoni una pizza con il salame piccante sopra? Non potevano chiamarla tipo hot sausage pizza? Ma vero? No, non... hot sausage. E qui però bisognerebbe andare nell'americano a cercare l'origine. Sì, erotissimo. Persi nelle salsicce. No, ma perché per un italiano sembra che stai per ordinare una pizza ai peperoni. Sì, sì. Ma anche perché gli altri nomi sono italiani, c'è la margherita, così, cioè rimangono italiani. Leggete gli ingredienti. E comunque tutto ciò è accompagnato sempre dalla salsa di pomodoro che io compro al supermercato arancione, che non è proprio esattamente... Che dolce. È una cosa che avevo Anna e Carol che facevano sempre a casa. La pizza con... la salsa all'aglio, gli danno la scodellina sì, e tu poi puoi intocciare, dippare la fetta di pizza, la bellissima fetta di pizza nell'aglio. Che buona, ma che bontà, perché in Corea l'aglio non manca mai. Un'altra cosa che ti danno sempre quando ordini una pizza sono i cetriolini di me. Madonna, i cetriolini, ma perché danno i cetriolini? I cetriolini sott'olio? Come quelli che noi togliamo in ogni panino del McDonald's. Io non ci credo che nessuno. Io li mangio, a me piacciono. No, io no, li odio. Ragazzi, è ufficialmente la prima persona che conosco nella mia vita che non toglie i cetriolini dal panino del McDonald's. Quanti di voi tolgono i cetriolini dal panino del McDonald's? Per favore, nei commenti sotto. Ma quanti di voi non li tolgono? È più facile contare noi pochi. Vabbè, comunque questi cetriolini ve li danno addirittura a parte come contorno, sì, per deliziarvi ancora di più di queste fantastiche pizze, che però sono fatte con quali topping esattamente? Semplici? Vai! Funghi il cazzo! Vai. Ali di pollo! Cosa? Ali di pollo? Certo! No, io me la sono persa. Stai scherzando? Bulgogi, che è la carne saltata nella loro salsa dolce. Non ho mai avuto il piacere di provare queste prelibatezze. Gamberi, ma anche polpette
col pomodoro e spaghetti. Ma anche pollo, tipo pollo, pezzi di petto di pollo sopra, pollo in tutte le... Il pollo gli piace, lo mettono ovunque. Sì, sì. Sono sconvolta, no, no, queste non le ho mai provate. No, ma non le ho provate, però le vedi nel menù. Secondo me le hai rimosse. No, perché... no, non le ho mai provate. Fidati, ha avuto uno shock lei, praticamente. Non le ho mai provate! Non le ho mai viste! E poi il fatto è che fanno un mappazzone, come direbbe Barbieri, e ci mettono sopra, tipo, il mais, che io odio fino alla morte, e il motivo per cui prendo solo margherita, e peperoni. Ma perché non c'è? E ci mettono i peperoni. Quali i gamberi, peperoni? I peperoni proprio, quelli, peperoni quelli verdi. Okay. Sì, sì, i peperoni e il mais e i funghi, i gamberi, le polpette di carne, tutte sulla pizza. Tutte insieme. No. Tutto. Che bello. E sì, per tutte insieme. La crosta, la crosta così. È buona. La crosta sì, ecco, una delle cose buone è che la crosta intorno, che quanti di voi buttano la crosta intorno? Si può fare in tutti i modi che volete. Riempirla col formaggio dentro, riempirla con la gogoma, col Philadelphia. La gogoma, col la patata cane, dolce. Allora la pizza con la gogoma, quella non nominiamo. Ah, cazzarola. Pizza con le patate dolci. Pizza con le patate dolci, no. Vabbè, sostanzialmente, per farla breve, in Corea la pizza che cos'è? Una roba di pane, pseudo pane, e sopra cose completamente e brava. È un po' Frankenstein. Sì, sì, dicono che ci metto sopra, facciamo una pizza nuova, vai! Prendono un po' di roba a casa e fai lancia, e quella che entra nella pizza, la mettiamo, vai! E fanno i giochi, e poi quelli che c'entrano la pizza li lasciano sopra. Tu scherzi, ma io credo che lo facciano veramente. No, penso proprio anche io. Ah, ok. Però c'è anche da dire che comunque in Corea posti di mangiare la pizza buona ci sono. Sì. Ci sono. Sono piccoli, sono... costosi. Costosi e sono nascosti. Ma ci sono. E ci terrei a fare una lista di posti da mettere sotto nel caso voi voleste andare in Corea e vi manca l'italiano. Quindi nella box informazione qui sotto vi lascerò anche dei nomi di ristoranti che noi approviamo, ok? Sì. Marco, Laura e Tete Deborah approved. Così almeno nel caso, esatto, nel caso voleste, perché comunque vi mancherà. Perché sì, per quanto il cibo coreano sia buono, noi, il nostro cibo, non ce lo batte nessuno, ok? Cioè, una cosa buona abbiamo. Una. Fammi essere nazionalist. Nazionalista per una volta, che non è che sono proprio sto gran nazionalone io. Una volta va bene così. Avete la nostra lista sotto a salvarvi. Less. E less intendevo era il sedere. Era l'inglese. Ah, no, meno io. Esatto. A salvarvi in meno. Amo, che ne so io di cosa vuoi dire. Tra l'altro non si è capito niente, quindi tranquillo. Altro cibo non ce n'è, perché le altre cose che si aggiungono praticamente sono Caesar salad, robe che sono americane ma secondo loro sono italiane. Esatto. Perché è un'insalata. Quindi direi che il video finisce qui. Vi ricordo che potete seguirmi su Instagram, Facebook e addirittura potete seguire Laura, le tette di Bora e l'altra che fa il video con loro, che non sto a non nominarvi perché non mi ricordo neanche, nei loro social, che sono, vi lascerò qui in descrizione, ma sotto la lista dei ristoranti, perché sono meno importanti. Abbiamo fatto, appunto, come dicevamo prima, un video con loro stupendo, esilarante, pornografico, hardcore. Ma perché Marco sei sempre così finto quando fa esilarante? Triste, sei proprio triste. No, amore, no. Ho detto che sarà felice. Nel senso che lo dici in modo triste. No. Esilarante. Non dico in modo... Più passione, Marco. Più passione. Abbiamo fatto un video, ragazzi, bellissimo. Esilarante, colorato e stupendamente glitterato. C'è un video qua sotto che vi lascerò in descrizione. L'abbiamo fatto insieme. Andate a guardarlo. Noi ci vediamo. Noi ci vediamo nel prossimo video. Pizza carbonara, ciao. No, potevamo dirle uno a testa. Tu sei stato cattivo, l'hai detto da solo. Fallo dire uno alle tette di Bora. Vai. Cazzo. Pizza carbonara, ciao. Ragazzi, ma che contenuti vi porta questo? Ma non vanno, sei tutto bloccato, non resisti le cose che ti faccio. Non vanno su. Non vanno su, guarda, ti arriva. Guardala, guardala lì.